Serena, perché Giovanni Bolognese non mi aveva Ecco. telefonato? Senti, io volevo semplicemente fare delle considerazioni. Contro la E... Stelli, No, ovviamente. no, 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 Ah, no, 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 che contro ok. la Stelli. Non È so se l'ha troppo fatta lui la facile, formazione, non so se l'ha fatta lui la formazione, ma Zappacosta sulla linea Giovanni, però tu, difensiva. io non ho mai staccato il Sto scherzando, telefono a ironico, nessuno, no, però tu ma non puoi ironico, è esordire simpatico, dicendo. ascoltiamolo, è simpatico, Non puoi esordire dicendo che gli hanno fatto la formazione perché Sto poi pecchi. scherzando, Sentiamo, Madonna. sta scherzando, dai. Vai. Giuro che sto Ok, scherzando, vai. dicevo. Però Zappacosta sulla linea difensiva forse è stata una scelta che doveva essere fatta 2 o 3 partite fa. E questo me ne dovete dare atto. Incendiario. Meno male che sono passati problemi in famiglia all'Adrius. Meno male che abbiamo recuperato Togni. Speriamo che non fa qualche magata domenica, perché se giochiamo come abbiamo giocato domenica con lo stesso modulo, poi gli uomini, secondo me abbiamo una buona squadra e abbiamo diversi cambi, tipo per esempio al posto di Ladrir Reciano, troppo sbilanciata, ma noi non abbiamo nulla da chiedere più al campionato, ci siamo salvati. E si playoff è un di più. E allora provando per di più, come ho scritto sul messaggio che tu hai letto, è arrivato a questo punto, giochiamocela, perché E secondo me ce la il giochiamo. risultato, ecco, il Posso risultato fare lo una portiamo a casa. battuta? Spero che Sì. Rastelli ti abbia sentito, abbia preso appunti, così dice, ho fatto come vuole Bolognese Ecco chi mi qua. fa la Guarda, formazione, gliel'ho detto pure di Rastelli. persona quello Va che bene, pensavo noi, su di lui. io scherzo, mi Beh, posso ciao, permettere. figurati. Ciao, Buona. buona serata. Ci andiamo a vedere il Sì, cambiamo calendario. un po' argomento, vediamo il calendario, le prossime partite che ci aspettano. Ma la Juve sta vincendo. Il primo scoglio da superare per l'Avellino si chiama Cesena, sabato prossimo, seguito dallo Spezia e dal Trapani, turno infrasettimanale di martedì 13 maggio, che arriveranno entrambe al Partenio Lombardi. Subito dopo i Lupi saranno di scena a Modena, altro crocevia per i playoff, per ospitare poi la Regina in casa e chiudere con la trasferta di Padova, vicino alla retrocessione, ma non per questo arreso del tutto. Calcoli non se ne fanno, non in pubblico almeno, ma di certo l'Avellino sa che la qualificazione playoff passa attraverso i turni casalinghi, soprattutto nei due ravvicinati contro Spezia prima e Trapani poi. Imprevedibilità è la parola d'ordine nella zona alta della classifica di Serie B. Le squadre in crisi non mancano, vedi lo stesso Cesena, KO da 3 turni, il Trapani che ha battuto la Juve Stabia ma che era reduce da 4 sconfitte. Lo Spezia invece è in discontinuità nei risultati e il Lanciano che dopo 4 scoppole di seguito è riuscito a tenere 6 punti contro Empoli e Varese. Stava meglio il Crotone, 8 risultati utili consecutivi prima di beccare 2 gol al Partenio Lombardi o il Latina che però ha avuto una lezione di calcio dal Palermo. Ma di certo la lotta per il secondo posto, almeno al momento, sembra proprio tra i laziali e l'Empoli. Sorride il Modena che ha perso solo una gara contro il Trapani in tutto il girone di ritorno, il Bari che insieme al Brescia non molla e tenterà fino alla fine il tutto per tutto per gli spareggi. All'Avellino non resta che pensare solo a sé, tenere duro, puntare sull'agonismo, la rabbia, la fame e sulle energie fresche che finora hanno fatto la differenza. Per il resto, comunque vada, sarà stato sempre e comunque un successo. Allora, 6 gare verità di cui 4 spareggi. 4 spareggi, partiamo da Cioffi. Insomma, se vinciamo questi 4 spareggi andiamo Ma io direttamente in Serie credo A, che perché la poi le prima cosa ultime bisogna due, pensare al Cesena e una gara alla volta. poi dopo vedere. Sicuramente questa di Cesena e le due partite in casa diranno un po' come andrà a finire la cosa. Anche perché il tuo Padova, io voglio andare già oltre, un Bravo, po' in prospettiva voglio guardare. Padova. Abbiamo 4 partite, ecco, scontri diretti. Cesena, Spezia, Trapani, Modena. Poi Modena. la Regina è andata, il Padova sulla strada. Io credo la stessa cosa, perciò dico Avellino Regina e Padova Avellino, credo che le due sono già retrocesse quando l'Avellino affronta queste squadre. Perciò dico, la partita di sabato sarà quella un po' quella più importante perché è quella più ravvicinata. Poi dopo le due partite casalinghe, se l'Avellino riesce a fare 2 vittorie casalinghe, credo che poi Andare a pareggiare a diventerà Modena. un altro campionato. Direttore Coscia è un po' scettico, di fronte, non per le parole di Cioffi, dico in generale, nel senso che le
le partite vanno sempre e comunque giocate. Sono situazioni scontate, le partite che pensi che siano difficili diventano facili e viceversa. La realtà di fatto è che queste, le prime quattro partite sono quelle che secondo me determinano il percorso di questa squadra e ci sono quattro scontri diretti, per cui effettivamente le energie volta per volta le devi spendere senza fare calcoli mentali, li devi giocare. Io dico che in quel lotto di partite la verità la vedi a Modena. Modena è una squadra in crescita, la squadra che ha fatto il miglior punteggio nel giorno di ritorno, una squadra fresca, giovane, ben condotta, con delle ottime potenzialità. Per cui io lo sto dicendo e tu da sempre, perché conosco la realtà, conosco anche la Serie B, la seguo bene. Modena sarà effettivamente lo spartiacque. A Modena si ferma una storia, e da Modena riparte la storia. Voglio sdrammatizzare dicendo che andremo magari a festeggiare brindando con un Taurasi, considerando che Walter Novellino è di Montemarano, brinderemo con un Taurasi. Io mi auguro, perché condivido appieno quello che ha detto il direttore, e quello che ha detto anche Mister Cioffi, la partita fondamentale è la prossima. Poi in casa l'Avellino si gioca l'accesso e direi anche la posizione ottimale nei playoff, e poi in base a questi tre risultati poi la sfida di Modena diventa un crocevia. Se riesce a fare 9 punti queste tre partite, a Modena puoi anche perdere. Ho capito. Bisogna fare 9 punti. Se il Modena mantiene quella stanno pure le altre. L'ultimo turno. Perché vincendo col Trapani fermi il Trapani, vincendo con lo Spezia fermi lo Spezia. Quindi voglio dire, i posti sono tanti. Io credo che a Cesena dovremmo andare con una mentalità, non dice vabbè andiamo ad affrontare una squadra in crisi. Ma questi cali di mentali non ce l'ha la squadra di Rastelli. Hanno avuto cioè il calo mentale è stato non c'è paura. Vengono da sconfitte consecutive, è un sintetico, è una partita durissima. Sono d'accordo pure io. Anche perché se la squadra è a favore del tecnico deve dare una mano al tecnico che l'hanno messo in discussione, quindi la partita è difficilissima. Però è una partita dove tu Avellino l'affronti con un'autostima superiore al Cesena. Tu me lo insegni, vai lì e vai a fare la partita e loro stanno già in difficoltà, è successo adesso all'Avellino col Crotone, no? Il Crotone veniva da stava bene mentalmente, l'Avellino veniva da una crisi, quindi c'era qualche discussione, l'Avellino ha affrontato a sangue agli occhi ed è andata a partire. Bisogna difficile. Confermare la condizione psicofisica. Potremmo discutere, ognuno sono due condizioni di squadra diverse. Il Crotone è una squadra che tende a giocare a calcio e tende a cercare l'individualità e devi avere un campo veloce e non ce l'ha avuto, mentre il Cesena è una squadra esperta di categoria che è sempre bloccata sotto l'aspetto della qualità del palleggio, però opportunistica nel fare i contropiedi perché ce l'ha sugli esterni. Per cui in particolare il Crotone è molto giovane, molto 94, secondo me, c'è una batteria di 94, insieme, 93 insieme al Modena hanno fatto il miglior lavoro della Serie B, perché stanno esprimendo dei valori tecnici giovani in assoluto, giocatori che l'anno prossimo proprio questa inesperienza in questa fase cruciale, non so perché, quello che dicevo prima, no? Il Crotone sono 2 anni e mezzo che più o meno è la stessa squadra, cambiando qualche giocatore, qualche giovane, cambiare sempre i giovani, però ti danno la tranquillità, Drago sta là, ti fanno lavorare, la continuità del e ottieni i risultati. Da noi non so, un 94 come Bernardeschi posso deragliare sul versante gastronomico, la tua specialità? No, la mia specialità è che, a proposito di giovani, è giusto, infatti è una nota simpatica. Il presidente del Crotone, Vrenna, ha puntato sul nostro chef emergentissimo che si chiama Mirko Balzano, che io ho incontrato domenica allo stadio, già me l'aveva detto, ma io l'avevo dimenticato, ero con Marco. Dissi, ma dove stai? Dici, ma ti sei dimenticato? Io sono al Praia Resort del presidente Vrenna, che è un 5 stelle, e quindi fa lo chef posta. Lì. Quindi voglio dire, puntare sui giovani, evidentemente è un DNA che la società... Adesso Marco, sicuramente il direttore è d'accordo con me su sta cosa, quando si parla a proposito di giovani, si parla di giovani, però
ahimè, il settore giovanile zero, zero assoluto. Abbiamo parlato. E quindi ci riempiamo solo la bocca e quindi finiamo là. Se non erro, sì, ma non si può, cioè onestamente avere una primavera, avere una primavera in Serie B che esprime quello che ha espresso è vergognoso. Vabbè, quest'anno cioè, diciamo è che vergognoso, è un punto negativo, perché, però... perché nella provincia di Avellino ci sono 120 comuni. Se si prende un giocatore per comune, si prendono 120 ragazzi del posto. Beh, ci vogliono i talent scout. Allora, bisogna lavorare. Allora è inutile che parliamo dei giovani. Se andiamo a prendere un giovane del Milan e lo portiamo a giocare ad Avellino e faccio è solo perché magari mi danno due soldi e farlo giocare e poi lo riporto alla talent scout. Il novello Vittorio Marrone. Oggi bisogna, è inutile che parliamo di giovani. Poi non li cresciamo. No, è ragione. Cioè, è inutile. È facile. Poi vediamo, come dicevi tu, come dicevamo prima durante il break, le squadre italiane. Oggi la nazione italiana c'ha, per fortuna la Juve, sta giocando con un portiere italiano, con dei difensori italiani. Altrimenti diventa finiti quelli, è finito. Sì, sì. Finite, vero, cioè, vero. Ma può darsi che è una scelta società fino adesso si è voluto assestare nella categoria come società. Io penso che le valutazioni l'hanno fatta ampiamente. Ma non è solo Avellino, io parlo in generale, si parla di giovani. Ma il problema è che dovremmo fare una trasmissione tutta, esiste chi fa calcio e chi fa pallone. Vabbè, noi proponiamo, scusami, devi far dire questo a Annibale, perché tu devi sapere che il direttore Coscia, io gli devo fare un po' di meritatissima pubblicità, ha costruito negli anni d'oro un grandissimo settore giovanile alla Salernitana. Quindi lo sappiamo. Sono tutti giocatori che poi sono arrivati. Taccone vuole reinvestire sul settore giovanile, noi abbiamo già un potenziale o comunque un ottimo direttore da consigliargli. E sicuramente non sarà così. Oltre agli auguri, hai proposto Coscia, anche l'ho detto io, quindi mi dispiace, ma non penso di averti aiutato, caro direttore. Telefonata, no. Pronto? È il presidente Taccone. Pronto? Il presidente sta in silenzio stampa, poi vengo appresso a te. Deve Pronto? Abbassare il volume del televisore, altrimenti hai il ritorno. Sì, pronto? Ci sentiamo o non ci sentiamo? Pronto? Sì, ecco, prego. Adesso può parlare, prego. Allora, io vorrei intervenire in merito alla direzione che ha fatto, non so, se un allenatore che sta in studio là da voi. Sì. Renato Cioffi, quale dichiarazione, prego? Ecco, il mister Cioffi, quando usa queste frasi, io sono mister D'Alessio, preparatore dei portieri delle leve nazionali dell'AS Avellino. Quindi? Vorrei dire che mister Cioffi evidentemente non sa le difficoltà in cui si lavora nel settore giovanile dell'Avellino. Non sto parlando di primavera, io sto parlando già di allievi nazionali giovanissimi che operiamo fra mille difficoltà in un campo di terra battuta a Montoro Superiore, senza attrezzature, giorno per giorno lavorando con dei ragazzi che sicuramente dall'inizio hanno migliorato. Però definire poi vergognoso un settore giovanile parlava della primavera innanzitutto, mister. Ma guarda, ha capito malissimo, anzi mi sono spiegato io male allora. Glielo rispieghiamo. Allora io sto dando proprio una mano a voi che lavorate per il settore giovanile dell'Avellino, che non state nelle condizioni giuste per poter arrivare a dei risultati importanti. Io sto dicendo proprio questo. Sta dicendo che non ci sono gli strumenti giusti per una serie di scelte che non siamo qui a contestare per valorizzare nel modo giusto il settore giovanile, dalle strutture ai giovani, al fatto che per il momento è andata così, perché Mataccone lo ha detto, insomma, l'ha detto che negli anni prossimi si potenzierà il settore giovanile. Quindi quello che ha detto Renato Cioffi era soltanto un modo per voler sostenere pienamente il suo lavoro, quello degli allenatori e quello dei ragazzi. Aggiungo che la critica era rivolta alla primavera, che non sta andando bene, gli altri e indirettamente alla società, in generale, ci siamo chiariti. Ok. Va bene, fermo restante che un intervento va fatto dalla dirigenza, non da un dipendente.
No, vabbè, vabbè, io però voglio chiarire, io come... come ma non c'era niente da chiarire, perché sono stato molto chiaro. Vabbè, c'è va bene, un qui proprio, chiaro, diciamo chiaro. Così. Claro, grazie. Andiamo oltre. Cosa è accaduto in Regina Cittadella? Ah, vogliamo sì, dire cosa è accaduto. Allora, sì, mi sono dimenticata, perché poi tra l'altro dobbiamo andare verso la fine della Marcorda. Allora, caro direttore Coscia, caro Annibale Discepolo e caro Renato Cioffi, ci andiamo a vedere un attimo quello che è successo ieri. Ecco qua. Allora, siamo a Reggio Calabria, al Granillo, la Regina perde 1-0, tra l'altro ha beccato un autorete, danno un rigore alla Regina, dubbio, ma insomma l'arbitro lo dà, Gerardi è sul dischetto, si avvicina Coli, il difensore del Cittadella, e gli dice lo devi sbagliare, tira fuori sta palla, queste sono... sono immagini in esclusiva che ha, come vedete, Sky Calcio. Leggete il labiale, tira fuori sta palla, tira fuori sta palla. Che è successo? Non sappiamo se, ovviamente, che cosa è successo, lo sa soltanto il giocatore. Scusa, Gerardi della Regina. Gerardi va a battere il rigore, l'arbitro tra l'altro mi sembra, no, direttore, sta là, quindi ha sentito, se non ha visto, ha sentito allora quello che ha detto Coli, allora... Gerardi ha sbagliato il rigore, il Cittadella ha vinto 1-0 e la Regina è praticamente a un passo dalla retrocessione. Allora abbiamo la cultura del sospetto, esatto, credimi, noi abbiamo fatto qualche partita, abbiamo anche giocato, in queste circostanze tu che cerchi di fare? Innervosire chi calcia? Chi calcia, tiralo fuori. La chiave di lettura è questa. È questa, se vogliamo, perché poi se un giocatore è in mala fede non si piglia il pallone, lo mette sotto al braccio e tira il calcio. E lo fa in modo così plateale. Allora, siccome siamo in una cultura del sospetto che purtroppo a me non mi appartiene, perché se io dovessi operare con questo modo di pensare non lo farei più il calcio, ma siccome bisogna sgombrare un po' la testa e cercare di vedere un poco più pulito, un poco tutti, e trasferire anche i concetti attraverso le televisioni, questi episodi non vanno rimarcati in negativo, ma hai fatto bene a verificare questo sì. labiale, però diciamola tutta, sono situazioni che succedono da una vita. Comunque va detto che un bel gesto Cioffi non è, cioè ora succede, ci sta, però sì, bel vabbè, gesto non è. Penso che un giocatore del Città, pure io l'hai fatto. Normale, guardavo la mia squadra, no? Però credo che sono giuste cose per dire, per cercare di distrarre l'avversario. Diciamo che Garcia è uno stile diverso. Una volta si prendeva il fango da terra, si metteva sugli occhi degli avversari. Cioè, ci fa perdere un attimo di concentrazione, quindi, capito? Esatto. Che ti isola un attimino e stai tu e il portiere. Oppure allora, quando il portiere però, direttore, fa lo stile sarebbe troppo. Ne dico bravo. Una, dal Grobbelaar del come Liverpool, bravo, che bravo, ecco, bravo, disorientato sulla linea di porta ti calciava della Roma. Cercati lo stesso Gautieri che fece lo scavino a Caffarella. Non mi veniva. Però lo stile è diverso, lo stile tira fuori in quel modo. No, anche perché il centravanti non si piglia il pallone sotto al braccio e poi non l'ha calciato fuori, gliel'ha parato. E va a tirare il calcio di va bene. Ok, che facciamo? Ok, nulla, andiamo al Partenio, c'è un uno. Ok, come dice Rastelli, Annibale. Ok? Ok, poi lo dice quando si arrabbia, noi siamo allegri. Si arrabbia dice sempre ok, ok. Andiamo, lo sai, no? Biancolino. Ma quando era calciatore si arrabbiava? Poche volte nello spogliatoio, tranquillo. Devo dire, adesso siamo un professionista serio. È da allenatore che Avellino fa arrabbiare. L'allenatore non vabbè, poi a Sorrento non è che c'era un ambiente da fare. Da giocatore, le responsabilità erano le mie, adesso sono le sue, quindi è diverso. Un po' diverso, giusto. Andiamoci a vedere questo 1-1 tra Avellino e Juventus. Chissà perché sempre. Nella storia delle due squadre, quasi sempre a lieto fine, come oggi, la favola del lupo e della vecchia signora. C'è sempre stato del tenero tra Avellino e Juventus, sin dal primo campionato in Serie A degli Irpini. La Juventus, per così dire, è sempre stata prodiga, anche di sponsor, nei confronti dei loro protetti. Diece e lode, allora, all'autoironia dei due tifosi avellinesi. Simpatica stretta di mano tra Schachner e Scirea, uno dei più grandi di tutti i tempi. E poi, in rassegna, tutti gli ex della Juventus, che non sono certamente pochi. Vignola, Stefano Tacconi,
Luciano Favero e Rino Marchesi, autore della prima salvezza dell'Avellino in Serie A. Grande pubblico oggi al Partenio e come sempre ricca di VIP la tribuna. Senza alcun timore per i grandi, i biancoverdi ce la mettono tutta e poi questa stagione ce la stanno davvero regalando a grandissimi livelli. Dall'inizio di torneo non è mai andato oltre il nono posto l'Avellino di Luis Vinicio. E allora vediamoli questi prodigiosi irpini che con grande entusiasmo si lanciano all'attacco della vecchia signora. Con un poco di fortuna potrebbero arrivare in zona UEFA quest'anno. Il primo tempo comunque si conclude 0-0, match per la verità non molto esaltante. Bella invece la ripresa. Subito in avanti l'Avellino, che vediamo andare in gol al decimo con Alessandro Bertoni. Bella la trasformazione, ma la ripetizione dal basso esalta la plasticità della manovra e l'affondo vincente con cross preciso di Angelo Alessio, verde per caso ma prossimo bianconero. Dura una manciata di secondi il vantaggio dei padroni di casa. I torinesi a prenderle al Partenio non ci stanno e danno l'accelerazione giusta al momento giusto. Il pari lo realizza Mauro. Forza ragazzi, dice Luis Vinicio dalla panchina. Ma come ferita nell'orgoglio, la Juventus ha colpito con rapidità, poi ha tentato anche di vincere la partita e lo ha fatto nel modo più clamoroso possibile con un palo pieno di Serena. E su quel legno incustodito di Di Leo la partita è praticamente finita. Vabbè, il tuffo nel passato era direttore Coscia nell'1-1. Del Partenio abbiamo intravisto tanti volti noti, lo schiavo, Colantuono, che oggi allena l'Atalanta, Favero. Alessio. Insomma. Alessio, cioè è un calcio d'altri tempi, vedi l'euforia che c'era, l'entusiasmo e la qualità dei giocatori. La dimostrazione emblematica è che Alessio, Vignolo e Favero poi sono andati alla Juventus, Taccone lo stesso, vuol dire che effettivamente l'Avellino ha fatto un poco storia sotto questo aspetto, insomma. C'era il buon Sibilia che aveva dei buoni talent scout, l'amico Schizzetto, tanti, per dirne uno, insomma, rastrellava un po' tutti i campi ed effettivamente poi i fatti gli hanno dato ragione perché ha prodotto tanti giocatori in Serie A. Erano gli anni di Boskov. Lo ricordiamo. Che persona simpatica, uno che sdrammatizzava tutto e ha trasferito una mentalità di serenità nel calcio e di professionalità. È una delle battute, hai la testa perché devi mettere il cappello in testa. per dirne una, ma ce ne sarebbero tante, veramente un grande Vujadin Boskov. Quella più famosa è sempre partita finisce quando arbitro fischia, ma insomma sì, vabbè, ma questa la non è stata l'unica. Di mercato non ci ho detto nulla. Direttore, ce ne sapevamo la settimana scorsa, due settimane fa di Rastelli, di mercato, un po' con, però no, però non parla. In modo bisogna stare concentrati e non creare voli pindarici a tutti, e bisogna stare sul pezzo. Non è serio parlare di mercato perché effettivamente ci stiamo giocando perché io mi sento un campano, un terrone, sono tifosi di tutte le squadre del sud, ci stiamo giocando una parte importante, bisogna essere realisti, questa è una squadra che fino alla fine darà filo da torcere e sognare non guasta mai. Bisogna perché i sogni aiutano a vivere meglio ormai porta bene Marzullo, aiutano a vivere meglio. E allora noi abbiamo finito che il pronostico di Renato Cioffi per Cesena, ma sapere. Io non penso che lo faccia. No, vedi, auguriamo sicuramente un'ottima partita, poi
risultato che darà il campo. Io parlo da tifoso, perché a me del Cesena mi interessa poco, no? Perché io dico che dobbiamo vincere, vinceremo. Basta, è inutile. Dobbiamo che vincere. Ci andiamo a nascondere dietro. Quello che si augurano un poco tutti i tifosi dell'Avellino. Anche Annibale di Scipolo, molto, ovviamente. Molto, delle volte ci dobbiamo spogliare da quello che è il nostro è compito. Chiaro, di, vabbè, certo. Insomma, è cacciare fuori quell'anima. L'anima del tifoso che del tifoso. Fa sempre bene. A proposito di tifosi, Annibale, ma non ti fermi, no, non mi fermo perché adesso mi viene una domanda. Nelle due gare interne che andremo ad affrontare, manca ancora la giornata bianco-verde, potrebbe essere l'occasione per unire le due cose, magari adesso il pubblico è fondamentale. Sicuramente, credo che... Ecco, lo devi fare a porta aperta. Il pubblico, vabbè, non è possibile, però, succede sempre così alla fine, ma credo che una delle prossime, credo che dipenderà da come andrà, sicuramente mi aggancio... non da operatore dell'informazione ma da tifoso a quello che diceva il direttore, che sicuramente il dopo Cesena sancirà quale potrà essere la giornata bianco-verde tra le due che l'Avellino posso dire una cosa disputerà. Io volevo fare una polemica, mi ero ripromessa di non farla. Fai la brava, cioè falla. Fai la brava, dai. Non lo so se la voglio fare o non la voglio fare, però non, fare, allora, non voglio dire quello. Avevo scritto un dato, tu per forza, tu stasera mi provochi. Io, ma che dici? Ma che dici? Allora, io non dico dove si sono registrati. In Campania, ieri, a 30 km da qua, cioè all'Arechi, hanno venduto 12.575 biglietti tra abbonati e tifosi. Allora, io non voglio dire che a Salerno sono meglio di noi, non mi permetterei mai, c'è la rivalità, vabbè. Diciamo che c'è una provincia che è molto più grande della nostra, quindi il dato è proporzionato al nostro. Però volevo dire che Taccone, e ora mo ci vuole, ha ragione, non una ma 100 volte. Perché, proprio fa pace stasera. Perché voglio proprio far pace, ma non abbiamo litigato. Il Pasqua chiedo è passata, scusa, non hanno sentito a casa, c'era un disturbo palme. Sulla linea, puoi tornare dietro, dicevi? Taccone ha ragione perché ha messo le curve a 5 euro e ieri allo stadio c'erano sempre le stesse persone. Allora, tranne la curva sud che c'è sempre dall'addio ad oggi, tranne gli affezionati che sono cresciuti in questi anni, questo grande pubblico di Avellino ha ancora tanto da dimostrare. E non parlo ovviamente di quelli che vengono, che seguono, che partecipano, parlo di quelli che criticano, non pagano il biglietto e non vengono allo stadio. Bisogna fare anche qualche iniziativa diversa, come l'ha fatto la Salernitana. L'ha fatta 5 euro per la curva. La Salernitana ha fatto un'altra cosa. Per le scuole. Ha preso tutte le scuole calcio, le scuole, ha riaperto gli distinti ed è stato un bel colpo d'occhio. Ma delle scolaresche a seguire. C'è stato massicciamente questo rinuncio per le finali. Anche perché io penso che il futuro bisogna coltivarlo, il futuro sono i giovani. E bisogna portare anche le scuole calcio allo stadio. Le scuole calcio, le scuole bisogna portarli allo stadio insieme alle famiglie. Insieme alla famiglia. Ecco, creare i tifosi del domani e del futuro. Allora, sembrano fasi fatte, però noi non abbiamo questa cultura, la cultura che contraddistingue altre nazioni. Non abbiamo la cultura del club, significa che noi non possiamo fare i tifosi la domenica. Noi dobbiamo, la società deve educare la gente ad essere tifosi tutta la settimana, con iniziative culturali, sociali. Sì, ma l'Avellino, devo dire la verità, direttore, lei forse non vive la nostra realtà, ma l'Avellino per esempio è molto impegnato anche stamattina nel sociale, all'AIPA, con va la negli giornata ospedali, ma io non dico che non lo no, voglio dire, quello che dice Ditti è anche purtroppo, dico vero, ed è questo è un vecchissimo bubone, cioè è stata questa storia che... Cioè la squadra va bene, non va bene, mo sta andando benissimo. Allora si fa di tutto per calamitare il diciamo pubblico allo stadio. Gli sportivi italiani sono fraccotti. Dottore, mi scusi, io, non è polemica la mia, però se noi facciamo queste iniziative e poi il senso dell'appartenenza vero e proprio è quello di dare un senso, e ripeto, ma non lo dico perché io ormai ho 60 anni, la mia vita la devo fare come sono abituato a fare, essere me stesso. Non si può non creare le basi di un settore giovanile, perché lì vedi l'appartenenza, il senso di appartenenza parte da basso. E allora se tu non crei questo, neanche l'aspetto sociale può essere unito, perché è fondamentale la base.
per il discorso sociale e il discorso tecnico. Questo è vero, ma quest'anno andiamo è stato, ad essere diciamo, profondi. Un anno di assestamento per l'Avellino, sia sul versante della Serie B. No, ho capito benissimo, la sua buona fede è trasparentissima. Non vuole essere un discorso di Avellino, a livello generale. Sì, vabbè, io lo catapultavo per quanto riguarda il pubblico agli stati, dobbiamo anche dire che in Italia siamo sotto lo zero per quanto riguarda le strutture. Zero, perché gli stadi italiani sono scomodissimi. Beh, poi facciamo lo stadio nuovo. Cioè, pure lo stesso Arighi, ad esempio, che è nuovo, non c'è una copertura. No, ma allora, quando i tempi... Il problema della Arighi è come... non ci sono un po' soldi. Tutti sa, è una struttura che è diventata ormai... Ma non solo la Arighi, cioè gli stadi italiani fanno pena. Telefonata perché c'è la telefonata, poi dobbiamo chiudere, altrimenti... Andiamo. Telefonata di chiusura, scommetto che ti bacchettano, guarda, i tifosi. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Senti, è meglio 6.000 velinesi. Buonasera. È meglio 6.000 velinesi che 12.000 salernitani. Va bene. Ovviamente la mia è una provocazione, le persone intelligenti la capiscono e lei è sicuramente una persona intelligente. La pagano. No, va bene, doveva dire questa cosa, l'ha detto il signore. La telefonata era quotata 1 a 3, più o meno. Non è... Sì, c'è ancora, pronto? No, va non bene. C'è il ritorno, va bene. Ok. Allora, andiamo a Cesena, poi... Forza Lupi, basta, NG, è finita la trasmissione, ma tu ancora Lupi. Vuoi fare una non-stop? Vabbè, mi fermo qui. Va bene, allora, grazie di cuore prima di tutto ad Amato di Sunno e a Michele Imperiale per aver lavorato come sempre con noi, grazie ai nostri sponsor RF Sport e grazie alla Caramella. Ti posso dare un consiglio, devi dire al tuo ottimo sponsor la Caramella. Sono anche, li conosci? Sì, tra l'altro, sì, persone simpaticissime e devono regalare il Montesole. No, volevo dire, no, allora... Siccome l'Avellino ha bisogno di brindare, la prossima volta... Una bella bottiglia una bella di Montesole. Di uno vabbè. Spumante irpino, non, okay. Vabbè, non diciamo detto. L'etichetta. Insomma, vabbè. Ok, allora grazie di cuore, direttore Coscia, sempre per la disponibilità. Grazie a Renato Cioffi. Grazie a voi. Grazie davvero, grazie al nostro amico e collega Annibale Discepolo. Grazie a voi. Che dici? No, no, mi fermo, non parlo più. Andiamo. Io voglio salutare Taccone, come sempre, con affetto. Dorme, presidente. Dorme, non credo. Va bene, forza Lupi, forza Avellino, abbiamo scherzato, ovviamente ci perdonate e capirete anche le sane e pulite provocazioni. Buonasera. Ci vediamo lunedì prossimo, arrivederci.